una risposta di Bassetti, perché avete un'idea diametralmente opposta, mi pare di capire. Ma io, guarda, io non so, io sinceramente rispetto però... molto, io rispetto il pensiero, però mi sembra, scusi, i pazienti li curano i fisici o li curano i medici? No, io leggo i dati, io sto leggendo i dati, a leggere i dati questo. Sono capace anch'io, allora, come sono capace tutti. Abbiamo capito perché va così la campagna vaccinale in Italia. La campagna vaccinale, allora, la campagna vaccinale italiana è in ritardo per quanto riguarda la distribuzione dell'AstraZeneca, mentre in linea con la campagna. Allora, perché io sinceramente non campagna... ho mai sentito parlare. Allora, facciamo rispondere Bassetti, professor Parisi, mi scusi. Sì, scusi, Bassetti. Scusi tanto. No, io dico questo, dico che dire che l'Inghilterra non ha avuto un impatto delle vaccinazioni, ma che ce l'ha avuto solo del lockdown, c'è qualcuno che lo pensa, se ne assume le sue responsabilità, tutto il mondo dice il contrario rispetto a quello che dice un fisico di questo. Le pubblicazioni che stanno uscendo giorno dopo giorno, ne ho due sulla mia scrivania, parlano dell'impatto straordinario delle vaccinazioni che c'è stato in Inghilterra e dell'impatto straordinario delle vaccinazioni che c'è stato in Israele, articolo del New England, il dottor Parisi dice esattamente l'opposto, che è stato il lockdown. Bene, allora non vacciniamo, facciamo dei lockdown. Questo è il supporto e il suggerimento fisico. No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che l'effetto è stato combinato. Non è che ha detto che l'impatto lo ha avuto il lockdown e non i vaccini. Mirta, ho detto mi la prima e la diminuzione. Forse non ho sentito bene. Ecco, non ha sentito bene. Io ho detto che la prima diminuzione della curva è dovuta al lockdown. La seconda diminuzione della curva è stata facilitata dal vaccino. Ma non possiamo pensare che questa diminuzione di un fattore 10 dell'Inghilterra dal picco al valore attuale sia data esclusivamente dal vaccino, perché il vaccino è efficace adesso. Un mese fa non c'era e i casi diminuivano anche un mese fa. Quindi è una questione di tempo. Quindi il vaccino è utilissimo, è fondamentale, però gli effetti sulla mortalità e questo mieli li stiamo vedendo adesso. Un altro elemento nella nostra discussione, perché Milluzzi